Siamo qui con il sindaco Lorenzo Radice alla fine dell'hackathon del Dell'Acqua. Una serata davvero importante contro il bullismo e fatta in un teatro, il Tirinanzi, offerto dal comune, diciamo bene? Sì, abbiamo voluto partecipare dando la possibilità di stare in questo nostro bellissimo teatro, grazie anche alla disponibilità dei gestori che si sono evidentemente prestati ad aprirlo questa sera, ma il significato è molto importante, essere qua insieme con tutte le scuole e la possibilità di anche celebrare il risultato di un bel progetto realizzato dalla rete Reconnect, Dell'Acqua capofila, tante scuole coinvolte, tanti insegnanti, ma soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi di tante scuole diverse per dire un chiaro e secco no al bullismo, al cyberbullismo e soprattutto un segnale di grande responsabilità da parte dei ragazzi che ci hanno dimostrato come riflettendo su questi sui valori dell'accoglienza, della tolleranza, della empatia, possiamo davvero costruire e mettere i segni, le basi per costruire una comunità migliore, una comunità più inclusiva, che è quello che ci sta a cuore. Grazie ai ragazzi e grazie agli insegnanti per gli splendidi lavori che abbiamo visto questa sera. All'interno del progetto Reconnect, che coinvolge tantissime scuole, anche Andrea Pagliuca, che è il presidente, o meglio, sta quasi diciamo diventando past president di Politics Hub. Grazie Andrea di aver accettato il nostro invito. Tu sei un costruttore di reti, sei un uomo, siete dei ragazzi che fate ponti, ok? E avete fatto anche questa, avete unito un po' in qualche modo questa realtà. Ci parli del ruolo di Politics Hub in questo progetto? Ti ringrazio molto, grazie a voi per l'invito. Politics Hub si è subito unito sull'invito di Simona, che è stata un pochino con il Dell'Acqua, che è appunto il capofila di questa rete. Noi vogliamo essere un pochino la parte fuori dalle scuole, però sempre a stretto e forte dialogo con i ragazzi. Coinvolgere i ragazzi è fondamentale, in questo momento storico particolarmente dobbiamo unire le forze e tutte le realtà che ci sono, a partire dal mondo delle associazioni, del terzo settore, alle scuole, alle famiglie. Questa è l'importanza e il senso vero della rete, spesso riuscire ad avvicinare i ragazzi, a sensibilizzarli innanzitutto sulla tematica del bullismo, del cyberbullismo, che spesso è taciuta e non abbastanza affrontata, ma questo noi siamo davvero convinti possa essere davvero solo il punto di partenza. Abbiamo ottenuto una grande approvazione da parte del ministro Bianchi, che è molto contento, entusiasta di questo progetto, perché pensiamo davvero che queste sinergie, la creazione di questi ponti sia davvero lo strumento tramite cui noi possiamo costruire una scuola nuova, più moderna, che riesca ad avvicinarsi di più ai ragazzi e riesca a connettere di più i ragazzi con le esigenze e i problemi del mondo di oggi. Perfetto, è detto da un giovane, da un ragazzo, questo fa molto piacere perché per arrivare ai ragazzi bisogna forse anche cambiare strategia e forse voi ragazzi, gruppo dei pari, riuscite ad arrivare di più e meglio. Grazie Andrea e buona continuazione per le cose belle che fate. Grazie mille a voi, grazie gentilissimo. Giuseppe Ferrarante, presidente Rotary Club Castellanza, vicino ai ragazzi Dell'Acqua ma di tutta la rete Reconnect. Qual è la vostra vicinanza? La nostra vicinanza è Rotary Castellanza è da sempre attento ai giovani e abbiamo aderito con piacere a questa rete Reconnect con la nostra socia in particolare, la signora Sassiroli, fa parte del direttivo, segue direttamente i lavori per organizzare al meglio la rete. Devo dire che è un progetto che ci è piaciuto subito fin dall'inizio e abbiamo appoggiato con piacere. E questa è la nostra uscita che facciamo con il progetto Reconnect e ci piacerà molto continuare. Grazie Presidente, che tra poco diventerà past president. Facciamo ringraziamenti per l'anno notariano, per quello che hai fatto e tanta vita al incoming che arriverà tra poco. Certo, grazie, è stato un anno ricco di soddisfazioni.